Stessa maglia, altro giorno, altro letto sempre a puttane. E vabbè. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono veramente euforico quando inizio questi video. Tipo mi sono abbracciato da solo, vabbè. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono FaviJ e oggi siamo su Happy Wheels. Tra l'altro ho visto subito Virtual Impossible. Che non ho Very Impossible, right? Manco l'ho provato, che cazzo mi chiedi? Un attimo. Ah, devo c'è... Mica che casino è? Ma veramente? No, ragazzi, non ho capito, sono serio. Cioè, che cazzo è successo? Ma perché? Cosa c'è di difficile? Ma te, ma... Oh! No, vabbè, ma non è possibile. Ci arriva un millimetro ogni volta, cioè, pazzesco. Ma guarda! Cioè, la puttanata di sta roba è che è veramente incredibile. Gli escape room? Che ci sono le escape room anche su Happy Wheels, va bene. Clicca on an object... Ok, clicca su un oggetto per interagire. Ma c'è la porta! Ah, ovviamente. Beh, ma sono scemo io, cioè, giustamente. La porta ha bisogno della chiave. Dove la troviamo? La chiave sulla lampadina. Non hai trovato niente, va bene. Nel cassetto? Hai preso un codice segreto, va bene. E quale cazzo è? Stai calmo. Giuro che questa non la sapevo, ragazzi. Però ci sono tre cose nella stanza, è facile. Non come in Aoni che ci mettevo tipo la vita. Ok, ho trovato uno screwdriver. Ah, ok, era anche intuibile. Cosa me ne fa? Devo svitare il lucchetto, no? Devo svitare questa. Ho trovato la chiave. E i libri a che cazzo servono, scusami? Non servono a niente, ma sì, chi se ne frega, tanto è estate. Estate! Go to the door, don't move. Che è un ascensore sta porta, cos'era? Non ho capito, ma ok. L'importante è vincere. Non partecipare, vanno mentito. Drown slow motion? They don't get it. Sempre quello che... Ma ragazzi, mi spiegate perché questi livelli arrivano nelle top dei livelli di Happy Wheels? Cosa c'hanno di bello? Sono tutti uguali, fanno cagare. Non c'è bisogno di votarlo. Sei sopravvissuta e invece io ti voto. Una stella, vaffanculo. Ma fanno cagare questi livelli, ma perché li finiscono in top? Cioè, stranissimo. Hello, this is my first level. If you make it, right and save. Replace and have the fucking bitch. Tra l'altro, verso la fine sembrava che si stesse tramutando in Superman, però vabbè. Spear shooter. Che cos'è spear shooter? Ah, è ovviamente lo spear. Press space. Non va un cazzo. Click here. Ah, sono scemo. Sì, vabbè, raga, però troppe cose. Cioè, mica devo lanciare un'asta. Non è che devo fare chissà che cosa. Space to shoot up down. Click here to reload. Ok. Va bene. Tra l'altro non l'ho neanche infilzato, l'ho solo spinto. Headshot. Con la mia mira di merda sono riuscito a beccare Luke, non so come. Adesso il mio obiettivo... Ok. Io sto beccando tutti quelli ai quali non sto mirando. Io volevo beccare Steve. Ok. Oh, una cosa che volevo fare l'ho fatta. Una sola. Mancano quei due deficienti che non ce la farò tipo mai. Ok. In tutto questo Luke è sopravvissuto. Non si sa come, ma va bene. Bolt throw 8 bit. Ma che senso 8 bit? Ah, va bene. Che bello. Timmy 8 bit, che sarebbe Luke, ma vabbè. Ditemi se non è uguale a quello di McPixel adesso. Oh, ragazzi, è identico, regà. Ma uguale. È sempre che lì va a finire. Unlock win. Boh! Ah, vaffanculo. Ho una triste vita. È la prima volta che perdo in un bolt roll il primo tentativo. Incredibile. Cioè, non è vero, succede solo che taglio. Ok. E fammi sto tiro. Che culo. Che culo. I am Anonymous. Certo, sono proprio convinto. The Line 2? Cos'è The Line? Hey! Ciao zio. Che gioco di merda. Mi spiegate cosa è appena successo? Perché non ho capito. Cos'è sta roba? Ma cos'è? Santo Dio, è un serpente schizzato questo. Sono io nella intro dei miei video quando faccio. Bella a tutti ragazzi. Più o meno. Cioè, è incredibile. Ce l'ho fatta la prima volta senza sapere di cosa parlasse il livello. Oh, perfetto. Oh, e vabbè, addirittura troppo. Perfetto. Oh, ce l'avevo fatta la prima volta, non ce la facevo. Cioè, è così sto gioco. È tutto strano. Speed challenge. Ma che è sta roba? Ma c'è il traguardo qua sotto. Ci arrivo, ci arrivo. Ma vaffanculo. Se non ci fosse quella cazzo di bomba. Ok. Ah, c'è un cestino di sotto. Quindi neanche volendo.
Affanculo. Vabbè, dai, ci ho ripensato. C'è un altro traguardo, va bene. Mica, ma è troppo in alto. Non ci arriverò mai nella vita. Aspetta. Aspettate. Vabbè, mica, è un casino. No, vabbè, ragazzo, livello assurdo. Ma sapete che vi dico? Faccio normale. Vado qua sotto. Porca puttana. Ma come ho fatto a mancarla? Ma dai, mica, quanto sei storto. Dai, ma frate. Vabbè, senti, ci vado di sotto, provo, non lo so. Niente, non riesco a raggiungere nessuno dei quattro traguardi. Ce ne sono quattro. Ma dai, zio, ma veramente. Nell'ano tutto. Deadpool Challenge. Ragazzi, il livello di Deadpool è una figata sul serio. Devo beccare tutte le V? Queste qua. Ok, getting better. Sì, vabbè, ma fino adesso è semplice. Poi ci sarà un... Lo so che ci sarà tipo un gigante, tipo adesso. Test veloce. Qual è il mio potere? No potere o potere delle scimmie? Potere della rigenerazione, giusto? Sono così fiero. Grazie, Deadpool. Sono anch'io contento di esserti amico. Ma veramente? Ma quanto è fatto bene, Deadpool? Madonna, è bellissimo. Sembra che abbia un pene nel taschino, però vabbè. Impossible or not? Ormai, ragazzi, ci siamo buttati con gli impossible, quindi facciamoli a prescindere. Mica, che cosa stranissima. Aspetta che ci riprovo. Porca vacca, Laida! Dai, fratello! Allora, aspetta che se vado piano forse... Adesso! Vaffanculo! No, vabbè, non ci credo! Piano, piano, pianissimo, pianissimo! Oh, piano, sei scemo! Di testa! Bravo, complimenti! Ma dai, raga, ma è impossibile! Ma come sono morto! Come cazzo sono rimasto? Cioè, oh, raga, non sto cliccando niente! Ah, prova a vedere se c'ho del tempismo, eh! Non c'ho il tempismo. No, no, sì, sì, sì. Pensavo che da morto non mi facesse raggiungere il traguardo, invece sì, perfetto, va bene. Rope swing blood. No, we are mega bad blood. Vai, Taylor. Brava, Taylor. È lo spikeful della storia, proprio. Ok. Ok, oh. Questo è un livello fatto bene. Più o meno. Ok, perfetto. Cos'è sta roba? Non so perché, ma mi sembrano due occhi. Mi inquieta un sacco. Devo stare sdraiato, va bene. C'ho il casco, lì c'è scritto di andare senza casco. Va bene lo stesso? Va bene lo stesso. Dove dobbiamo andare? Ah, devo aggrapparmi qua sotto, va bene. Vabbè, ma è figo sto livello. Almeno veramente è fatto bene. Un rope swing decente per una volta nella vita. Ah, ecco dove è finito il pallone di Zaza. L'ho trovato. È andato un po' a fanculo, però c'è. Cioè, l'importante è che c'è. D'accordo, ragazzi, facciamo un paio di miei livelli, visto che da una vita che non li faccio. Tipo, FaviJ nonna scema. Ciao, FaviJ, alla nonna scema, ma sei divertente lo stesso. Va bene. Ciao, FaviJ, sono Silverwing, tua nonna è scema. Posso chiederti che cazzo c'hai contro mia nonna? Non ho seriamente capito questa cosa, però va bene. Forse c'ho più il personaggio scemo che altro, credo, eh. Supernova. Ma cosa sta facendo, Eddie? È tutto stupido. Brutto figlio di puttana. Ma perché stai tipo guardando indietro? Ma sei scemo? Ti pare il momento di fare yoga, di questo? No, seriamente. Ti sta anche bene, Setas. Guarda come si tocca i capezzoli. FaviJ Slam Dunk. Oh, schiaccia come Michael Jordan in un eccezionale campo 3D. Devo schiacciare come Michael Jordan. Ma schiacciare in che senso? Aspetta un attimo, zio. Non c'ha. Il problema è che non arrivo alla palla. L'ho presa! No, ma cazzo! Ma salve zio, come sta? Non volevo disturbarti, perdonami. No, ma io non ci voglio credere, raga. Ma come facciano a mancare la palla? E prendi! Oh, mica, un'ora! E poi un'ora per prenderla e non ho fatto neanche canestro. Cioè, ma come stiamo messi? Ce l'ho fatta. Dove cazzo è? Va bene. Non ho visto dove è rimasta la palla, però ok. FaviJ Rail Adventure. Never press space. Io l'ho premuto subito, raga. Immediatamente. Cosa devo fare, mo? In realtà sapeva che io l'avrei premuto perché sta andando lo stesso. Porca troia. Mi sono visto un tronco davanti per un millisecondo. Dove cazzo sto andando, raga? Che è un'ora che... Oddio! Ok. Vabbè, ragazzi, direi che posso concludere qui dopo questo, perché santo Dio, non ho capito una sega di quello che è successo, ma ok. D'accordo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Un bel pollice in su per la mia presa con le palle da basket, che è leggendaria, veramente. Michael Jordan sarebbe fiero di... Sai quando si dice che non riesci a far canestro, no? Io neanche la palla. C'è proprio la cosa base di prendere la palla, non riesco, fantastico. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come nei video, trovate nella descrizione. Se non siete riusciti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.